Perché invece di affrontare la realtà, le persone al potere stanno ancora accelerando verso il precipizio. E l'Unione Europea sta pianificando di costruire nuovi oleodotti e gasdotti e sta costruendo 60 nuovi progetti legati ai combustibili fossili. Il governo italiano ha deciso di riaprire le centrali a carbone. E come se non bastasse, questo viene fatto con la scusa del caro bollette, diffondendo questa strana idea che dobbiamo scegliere tra la fine del mese e la fine del mondo. E mentre Eni sta intascando miliardi di euro di utili in più, ci convinciamo che questo sia vero. E invece no. È chi inquina, è chi distrugge i territori che deve pagare. Deve pagare le bollette di chi si trova in una povertà energetica causata attivamente. Quando però iniziamo a unire i puntini e a mostrare dove stanno realmente le responsabilità, ci viene detto che è troppo difficile cambiare, che non è possibile. E adesso stiamo vedendo dove ci ha portato il dire è troppo difficile, il dire non è possibile. E dobbiamo garantire giustizia e riparazioni alle persone più colpite dai paesi più colpiti, che vengono silenziate, che vengono ignorate, che vengono uccise attivamente. E in questo abbiamo un'arma potente, un'arma che è potente, è la nostra solidarietà. Perciò oggi scendiamo in piazza in solidarietà con le persone che sono colpite dal colonialismo climatico. Scendiamo in piazza e lottiamo in solidarietà con chi è colpito dallo sfruttamento su cui si basa il benessere della società occidentale. Scendiamo in solidarietà alle persone colpite dalle alluvioni nelle Marche, in Pakistan, in Bangladesh. Lottiamo in solidarietà con i popoli indigeni che vengono uccisi ma difendono l'80% della biodiversità del mondo. Lottiamo in solidarietà con le donne dell'Iran, dell'Afghanistan e del mondo che vivono sui propri corpi lo stesso stupro che avviene anche contro il pianeta. Ci aspetta un autunno caldo in tutti i sensi. E non accettiamo che una elite di poche persone calpesti le vite di milioni soltanto perché non ha voglia di cambiare e di mettere in discussione questo sistema, di abbandonare il potere e il privilegio. In questi anni abbiamo visto e imparato che siamo una comunità, siamo un solo popolo e un solo pianeta e come tale dobbiamo lottare. Non sono né saranno pochi politici o pochi capi di banche o di compagnie a cambiare le cose. Ma saremo noi, le persone, la comunità, un popolo unito nelle strade. Stop!
Basta, basta, basta! E per pochi riscatto! Lorenzo è vivo! E lotta insieme a noi! Le nostre idee! Amori e amavani! Giuseppe è vivo! E lotta insieme a noi! Le nostre idee! A casa ci sono i piatti da lavare.